l'occasione del sabato delle idee, che continua questo suo discorso di centrare i grandi temi della vita pubblica, del futuro di questo nostro territorio, di questo nostro paese, dei nostri giovani. Questa volta su un grande patrimonio che è quello della canzone napoletana. Un grande patrimonio naturalmente però nel XXI secolo. Vedete, io ieri mi ero richiesto di scrivere un pezzetto su Bagnoli per un giornale e ho provato a scrivere proprio. Allo stesso tempo pensavo a Bagnoli, una cosa meravigliosa, che all'inizio del secolo scorso fu trasformata per fare una grande fabbrica, perché così si pensava lo sviluppo del passato. Distruggiamo i patrimoni naturali e creiamo le fabbriche. Questo si è fatto fino a poco fa, Gioia Tauro, per esempio, tante cose. Oggi siamo nell'era di internet, oggi tutto è in qualche modo cambiato, oggi possiamo pensare che un grande patrimonio non abbia bisogno di questo tipo di infrastrutture. Per questo noi parliamo della canzone napoletana del tempo del guerra. Questo è il tema che voi capite, sta sullo sfondo di tutto questo. Come si può creare una sinergia che consenta davvero a questo grande patrimonio di essere nel web e di rappresentare il paese, rappresentare la bellezza com'è? Per fare questo c'è bisogno innanzitutto di qualcosa, di studio, di ricerca, di pensiero, ma anche di sinergia. Io chiedo scusa a quanti sono in questa sala e a quanti non sono in questa sala, oggi non siano stati invitati a questa nostra occasione. È difficile farlo, è difficile essere con tutti, ma è importante che ognuno di noi metta la sua buona volontà nel tentativo di creare questa sinergia, perché solo la creazione di sinergie ci può consentire di guardare al futuro in maniera totalmente diversa. Tutto sommato, nel secolo scorso, a un certo punto, quattro ragazzi con i capelli lunghi hanno rialzato le sorti di un Regno Unito che era in difficoltà. È la verità, non è un caso che la regina ne abbia fatto parlare, perché in quel momento è servito all'economia di quel paese, è servito all'immagine di quel paese, alla sua capacità di essere contemporaneo. Ecco, se voi vedete, oggi ascolterete delle persone di grande significatività, di grande rappresentatività per il lavoro che svolgono, per le ricerche che hanno fatto, per ciò che rappresentano rispetto a questo centro. Noi speriamo che da tutto questo, questo è un po' il messaggio che Marco Salvatore, che è il fondatore di queste iniziative del Santo delle Idee, che si tengono a lui anche su all'intuizione che bisognasse fare qualcosa per creare delle sinergie. Questo è il senso vero, diciamo, del Santo delle Idee. Alcune cose stanno andando avanti, siamo felici che questo accada, speriamo che anche questa, diciamo, canzone cominci a volare. Va bene? Grazie, grazie, la parola a questo punto. Buongiorno, benvenuti a tutti voi e consentitemi anche di portare un saluto del professor Gaetano Manfredi, che mi ha telefonato poco fa perché è impossibilitato all'ultimo minuto di venire. Io volevo ricordare come in questi giorni proprio, leggiamo sui giornali che sono passati 30 anni da quando in Italia, da Pisa, è partito il primo messaggio via internet. E quello che dicono i giornali riportando le cose dell'epoca, che in realtà non fu capita quello che poi sarebbe stata l'importanza, l'evoluzione e tutto quello che ci ha consentito internet in questi 30 anni. Io penso che ha profondamente modificato la vita di tutti voi in tutto il mondo, e a me in particolare, oltre che la vita relazionale, ha modificato anche la mia vita professionale, perché attraverso questo ha avuto veramente un cambiamento che neanche sognando uno poteva immaginare 40 anni fa o 50 anni fa che potesse realizzarsi cose che oggi sono reali e che andranno avanti sicuramente nel prossimo futuro. Volevo riferirvi di una cosa che alcuni di voi hanno sentito, ma io ho sentito solo l'altro ieri, e conoscono, che praticamente una rappresentante di Google diceva che grazie alla Biblioteca Nazionale di Napoli e ad altre biblioteche hanno digitalizzato circa 100.000 volumi della Biblioteca Nazionale negli ultimi 3 o 4 anni. E che cosa è successo? Che in questi 3 o 4 anni
l'accesso a questa biblioteca è stata di oltre 6 milioni di utenti. Voi pensate se fosse stato possibile, in modo cartaceo o quello che era, poter fare una cosa del genere e la rovina che sarebbe stato di questi volumi trattati manualmente, se solo lontanamente poteva essere. Io penso che una cosa del genere sia giusto che venga fatta per la canzone napoletana e ben cambiata. In realtà noi non partiamo dal nulla, perché grazie al MIPA, sia in sede centrale sia in sede periferica, esistono degli archivi sonori, grazie alle Micherai, in particolare anche a Napoli, Francesco Vinto sta curando con grande passione, vedete che alla porta spedito nella villa comunale, però a mio avviso, e questo è il messaggio, come prima trapagliandomi un po' Lucio diceva, che sabato me ne devo redare, quella di fare rete, di fare opinione, di fare insieme, perché solo insieme si possono ottenere determinati risultati. Questi risultati che sono, significa veramente essere in grado tutti insieme di poter andare ad accogliere tutto quello che c'è e che è ancora molto, che è ancora un fatto importante che non vada ulteriormente deteriorato. Questo serve naturalmente, ci sono anche problematiche per esempio di tipo diritti di autore che sicuramente oggi saranno discussi anche perché la direttiva europea è scaduta da pochi giorni e quindi tutto un nuovo scenario, è sicuro che oggi sarà parlato e accennato a questa problematica, ma è anche importante a mio avviso soprattutto cercare attraverso questo dare un messaggio forte a tutti i giovani, molti giovani napoletani non conoscono a fondo la canzone napoletana, molti giovani, ma io penso che questo messaggio non deve essere portato solo ai giovani napoletani, ma deve andare a giovani italiani, ai giovani di tutto il mondo, perché è una realtà veramente straordinaria quella della storia della canzone napoletana. Ma la canzone napoletana, dalla fine dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, è stata per Napoli anche un'attrattiva turistica ed è stata anche un momento economico importante nelle varie forme che la Pabst ha avuto nella sua evoluzione fino alla televisione e altre cose. Io penso che Napoli debba far modo che oltre a tutte le attrattive turistiche che ha ritorni anche un'attrattiva turistica importante con la canzone napoletana. Noi che abbiamo oggi? Abbiamo diverse case discografiche che sono soprattutto molto eloquenti nei neomelodici, non nei rap, però mancano una giunzione, una fusione di tutto questo insieme. E poi che abbiamo? Abbiamo ottimi cantanti e ambasciatori della canzone napoletana nel mondo, ma limitati, perché se escludiamo, ringraziamo ancora Pino Carri, Danieri, Venturini e qualche un altro, i grandi ambasciatori della canzone napoletana nel mondo sono il compianto Pavarotti, Boccelli, Vivono. E quindi mentre nella nostra realtà abbiamo dei cantanti veramente cantanti, donne e uomini veramente di primissimo piano che dovrebbero essere messi in rete, valorizzati e resi così. Io penso che noi dobbiamo unirci, fare rete, perché attraverso la rete possiamo anche realizzare quello che ha avuto il maturo il tempo di uno spettacolo e un teatro della canzone napoletana che possa fare a Napoli quello che per esempio in Portogallo fanno con il Fado, in Spagna con il Flamengo o in Brasile con la Samba. Io penso che sia maturo il tempo per poter realizzare qualcosa del genere che sicuramente sarà fornita poi un'economia per i nostri giovani di cui c'è tanto bisogno. Ringrazio molto per la vostra attenzione e prego grazie. Quando il professor D'Alessandro e il professor Salvatore mi hanno chiesto di fare il coordinatore di questo evento, io ho chiesto, ma come viene stato? Io che ci azzecco? Di canzone napoletana ne sapevo poco, però ho studiato. Di beni culturali qualcosina. Dico, ma perché? E allora ho cercato di comprendere perché, guardando la mia esperienza precedente probabilmente. E credo di aver compreso, prima credo che sia l'esperienza che ho avuto in Lego, dove
con l'MIT avevamo studiato un modo in cui far venire fuori sempre delle idee, che c'era un grande problema che bisognava sempre fare delle cose nuove. La seconda, avendo fatto per tanto tempo l'uomo di palinsesto, probabilmente per non solo rispettare i tempi, che è la cosa più banale, ma l'uomo di palinsesto è cercare questa parte del tavolo consente a voi non cambiare canale, cioè vuol dire che non vi alziate, non vi ma non perché siete complicati a non farlo, dico semplicemente da parte degli studenti, c'è il rettore, i professori, stiamo zitti, altrimenti ci guardano, che succede? No, questo chiaramente non lo, ma perché siamo stati capaci come tavolo non di dire delle cose, ma di stimolare delle idee, perché le idee sono qualcosa di fluido, non è solido, quindi ce l'abbiamo, possiamo avere tutti quanti, è il motore nel mondo, nel mio mondo del marketing, del cui evento, dove vengono le idee sono qua sicuramente, ce le abbiamo noi, però ce le abbiamo, quindi la... Sì, ce l'hai anche tu, dai Francesco, non ti preoccupare. L'importante è cercare, come questa parte del tavolo, di unirci a voi e farvi le idee, quindi il nostro successo sarà dal livello di stimolo e da quante domande verranno dalla parte in fondo dell'aula, non dalla parte degli interventi preparati, per cercare di vedere se le ragazze giù in fondo sulla destra, magari se volete ci sono dei posti seduti così state più comodi, perché lì seguire in modo scomodo è sempre complicato. Comunque, internet, oggi 30 anni di internet, eravamo i quarti nel mondo, oggi usiamo un po' meno, abbiamo qualche zero davanti rispetto al 4. Perché è importante internet? Io prendo due parole, internet vuol dire rete e vuol dire digitale. Lo sappiamo tutti, nasce per un motivo militare, la rete non nasce per fare tutti quanti insieme, ma solamente per evitare che le comunicazioni potessero essere interrotte, e si è trasformato in qualcosa di diverso. E la rete cosa porta? Porta un tema di condivisione, di fare rete, cosa complicatissima, specialmente per noi italiani, poi vi spiegavo anche per Napoli è ancora più complesso fare rete, perché si guarda molto spesso al particolare, non all'interesse generale, e per la canzone napoletana, che io leggendola vedo veramente che dai primi dell'Ottocento, prima si pensasse, veramente la potrebbe definire come un media. La canzone napoletana è un media che porta dei valori, e questi valori sono andati avanti nel tempo. E l'altro è il digitale. Il digitale cosa porta? Porta un'altra parola importante, il glocale. Quello che la canzone napoletana era già glocale prima del digitale, che dalla giovane Napoli andava in tutto il mondo, con gli scritti, veniva cantata. Mi raccontava ieri una persona, di cui non vi dico il nome, che sta qui con noi, Paola Goglia, che sta nella Siara, che addirittura lui ha vissuto della mamma e della nonna che cantava canzone napoletana tutto il giorno. E quindi per lui quando sente canzone napoletana ricorda qualcosa, c'è, è un valore che lo chiamo io di marketing. Cosa faremo come tavolo? Cercheremo di dare a questa rete la connotazione fisica di un tavolo con quattro gambe, in cui le quattro gambe sono sicuramente i contenuti che devono essere attuali e futuri. Chiaramente questi contenuti devono essere conservati, e per conservare il nuovo mondo deve essere digitalizzato, altrimenti è difficile spedire un pacco da Roma a New York, è facilissimo mandare un file. Devono essere diffusi nelle nuove frontiere e deve essere valorizzati con i nuovi diritti e specialmente con i nuovi mercati. Per essere digitali anche noi e permettere a tutti quanti voi di parlare, diamo questo piccolo iPad a ogni relatore che vedete girare, sono i minuti, noi ne diamo massimo 10, però chi sta sotto gli occhi lo segnalerò e meriterà un premio, così almeno avremo più tempo per parlare. Come inizieremo? Inizieremo con questi quattro tavoli con la dottoressa Rossana Rummo, che è direttore generale di Biblioteche e Studi Centrali Culturali, che ci darà un po' il quadro di come deve essere questo tavolo che stiamo disegnando tra di noi o questa rete. Poi ci sarà Massimo Pisticchi, che entrerà direttore dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Visivi del MIBAC, che entrerà dentro nella parte dei contenuti. Poi Francesco Pinto, Gianluca Picciotti e Giorgio Ventre parleranno tutto quanto il tema della digitalizzazione, della conservazione e della diffusione. Per poi con Paola Goglia il tema vero dei diritti, come li valorizziamo, specialmente con tutto quello che sta avvenendo, quello che chiamiamo le piattaforme OTT, quindi quali problemi abbiamo, e poi chiederò a Pasquale Sciarò di fare un po' un closing di questo tavolo, quindi vedere esattamente come si è composto in questo dibattito. Quindi consegnando questo giochetto infernale alla Rosanna, ti chiedo di iniziare questa nostra mattinata. Grazie.